Radio Radicale, siamo con Stefano Fassina per parlare di questa coda di legislatura. Siamo arrivati allo scioglimento, quasi allo scioglimento delle Camere. Può dire qualcosa sulle polemiche che hanno riguardato lo ius soli al Senato, soprattutto per le assenze su quello che si è detto in questi giorni? Secondo lei che cosa è accaduto? È accaduto che il PD non è voluto andare avanti perché non è un problema delle ultime ore. Quando si è fatto il calendario per le ultime settimane di dicembre, si è messo all'ultimo posto gli ius soli. Si sarebbe potuto invece incardinarlo in ordine diverso, prima della legge di bilancio, mettere il voto di fiducia e si sarebbe potuto approvare. Ora c'è il PD che prova a giocare tutte e due le partite, c'è quello che ha fondato insieme al Movimento 5 Stelle, perché ricordiamo che i 5 Stelle hanno una responsabilità fondamentale nella loro ambiguità, nel loro tentativo di non perdere quella parte del loro elettorato di destra. Hanno fatto finta, diciamo, che è tutta colpa del PD, mentre anche colpa di 5 Stelle. Ora temo sia troppo tardi perché appunto siamo alla fine, perché ci vorrebbe una maggioranza che difficilmente c'è e che non ci sarebbe neanche col voto di fiducia, perché appunto la legislatura è alla fine, quindi non capisco quelli che insistono sul voto di fiducia. Il voto di fiducia funziona nel momento in cui può proseguire la legislatura, ma se la legislatura è ultimata è chiaro che il voto di fiducia è un'arma spuntata. Ecco, ritiene che si poteva tentare ancora il 9 gennaio, evitando lo scioglimento delle Camere, almeno per provare, per non lasciare il Parlamento così a metà strada, visto, diciamo, anche quelle che sono le proiezioni sul voto di marzo? Ma credo che si debba provare tutto, dopodiché a me non pare che vi siano le condizioni politiche. Se invece si pensa che vi possano essere, si provi, ma a me non pare che vi siano le condizioni politiche, perché ripeto, il Movimento 5 Stelle si è sfilato. Un terzo dei senatori del PD non erano presenti all'ultima seduta del Parlamento. Se si è in grado di mettere in campo una maggioranza, si provi, ma francamente vedo una polemica strumentale e si è persa davvero una grande occasione. Si fa del male a 800.000 bambini che avrebbero potuto iniziare un 2018 con la piena cittadinanza italiana. È un grandissimo errore e tuttavia M5 Stelle, oltre ovviamente alla destra e una parte del PD, se ne deve assumere la responsabilità. Ha fatto delle considerazioni sull'annuncio di Gentiloni sulla missione italiana in Niger. Che cosa pensa? È questa la linea politica del governo? È opportuno in questa fase? Ma ovviamente dipende a fare cosa, siamo ancora a un livello di approssimazione molto elevato. Quando si inviano dei soldati vanno chiarite fino in fondo le funzioni, i compiti che sul campo andranno a svolgere. È chiaro che l'obiettivo indicato è un obiettivo condivisibile, la guerra ai trafficanti, poi bisogna vedere concretamente cosa vuol dire. Abbiamo bisogno di più informazioni, in questo momento non abbiamo. Ecco, quindi lei non si spinge nemmeno a dire che potrebbe essere un favore fatto alla Francia, come ha diciamo fatto capire qualcuno. Ma non lo so, in questo momento abbiamo dei titoli, sarebbe utile appunto un confronto con il Ministro degli Esteri e con il Presidente del Consiglio per chiarire fino in fondo qual è la missione di queste truppe che spostiamo dall'Iraq al Niger. Per ora questa chiarezza non c'è, quindi non credo sia utile fare illazioni. Bene, la ringrazio molto, grazie a Stefano Fassina.